Capire un attimino come fare con i tartaro. Abbiamo due frittelle, questa è un'altra frittella. Salutiamo la Treccia. Ma Treccia, ma che nome hai? Non abbiamo capito il nome della Treccia qua. Il nome della Treccia, non abbiamo capito qual è il nome della Treccia. Salutiamo Venusia. Ciao Venusia, vediamo se la Treccia ci dice qual è il suo nome proprio. Ah, Antonella. Ah, ok. Antonella la Treccia, Antonella la Treccia. Bene, partiamo, partiamo. Allora, vediamo con i Tarot quali sono i suoi pensieri inconsci, quali sono i suoi pensieri inconsci. Allora, quindi pensa a una persona e cerchiamo di capire quali sono i suoi pensieri profondi. Quali sono i suoi pensieri inconsci, i suoi pensieri, diciamo, più profondi. Scopriamolo con i Taratarot, con i tarocchi Taratarot. Allora, quindi quello che ti suggerisco di fare è pensare a una persona e poi scegliere il testimone che io uso sempre lo stesso testimone, abbiamo il testimone del Buddha. Prima scelta. Salutiamo la nostra Grenettina, Green Apple, la piramide, seconda scelta, e per terza scelta la stele. Ricordo che usiamo i Tarataro, i tarocchi più antichi della galassia, perché da recenti scoperte abbiamo capito che per induzione i Tarataro non sono soltanto i tarocchi più antichi di questo pianeta, di questo sistema solare, ma addirittura della nostra galassia. E non è detto che da ulteriori ricerche convergenti possa emergere che siano anche i tarocchi più antichi anche di altre galassie. Quindi per adesso restiamo ai tarocchi più antichi della Via Lattea, perché nella Via Lattea ci sono circa 400.000 pianeti abitati, non so se lo sapete. Ma questo, non sto scherzando, nei Veda c'è scritto che in questa galassia ci sono circa 400.000 pianeti abitati, solo in questa galassia, e vediamo, diciamo, e vediamo quindi di capire, anziani come te, io sono più anziano di questa galassia, sono molto più anziano della galassia. Va bene, quindi partiamo con la stesa del Buddha, partiamo con la stesa del Buddha. Tu Trecina, quanti anni hai? Trecina, quanti anni hai? 99? Quanti anni hai? Hai già raggiunto le tre cifre, Trecina? Sì, 31. Quelli sono quelli di galera che ti hanno dato. A parte i 31 anni di galera, di età, quanti anni hai? Sì, sono nel fiore, che fiore, fiore. 31 di galera e di età, quanti ne hai? Allora, mescoliamo le carte, mescoliamo le carte. Sono del 93. Ah, hai 93 anni. Beh, 93 anni, 93 anni mi torna, 93 anni mi torna. Bene, bene, 93 anni. Ah, abbiamo 93. Bene, bene. 93 è un anno che mi torna, un anno che mi torna, 93. Cioè, un'età che mi torna. Potrebbe essere, potrebbe essere. Come nell'anima, che salsa altra carampana. Perché tu, Venusia, quanti anni hai? Tu, Venusia? Io non. 10 agosto. Ah, quindi hai appena fatto gli anni. Hai appena fatto gli anni. Quindi, vabbè, auguri, leggermente in ritardo. Quindi, un leone, un leone. Quelle del leone, non so se erano un po'. Vabbè, adesso. Però, quelle del leone. Tu hai 87 anni? Tu hai 87 anni. Poi abbiamo Lisa, vediamo l'età delle donne. Lisa, quanti anni hai tu? Lisa, Iazzetti, Lazzetti. Tu quanti anni hai, Lisa? Io ottobre 37. Comunque dai, abbiamo delle malgasce. Tu Lisa Iazzetti, quanti anni hai? Oh, una del 58. Maria Ida Polidori, ah, brava, brava, una malgasciona,
Nata nel 58, tu 38, 58, quindi quanti anni hai tu il 58? 58 hai già superato i 60, perché 60 sarebbe del, dunque, adesso siamo nel 24, quindi nel 50, sarebbe del 64, quindi, 66. 66, beh dai, 66 è un bel numero, dai. Bene, bene, poi abbiamo la nostra Rosy, anche la nostra Rosy è del 58. Ah, sei coetanea di Rosy, perché la nostra Rosy, sapete, la capretta Rosy, lei dice di aver 48 anni, no? Ma in realtà ne avrà almeno 66. Ah, tu 21 agosto, quindi, ah, un altro leone, un altro leone. 21 agosto però sei già quasi cuspide, eh? Quindi la nostra Rosy, vede, sente bene, è un'altra anziana come voi, solo che dice di essere giovane, no? Rosy dice di essere giovane, dice di essere giovane, ma in realtà è vecchia come... Allora, partiamo, partiamo e vediamo, vediamo un po', quindi cerchiamo di capire come vanno le cose, cerchiamo di capire come vanno le cose, quindi quali sono i suoi pensieri profondi. Tagliamo le carte. E scegliamo le prime tre carte dei Taratarot, le prime tre carte dei Taratarot. Allora, i suoi pensieri più profondi. Beh, allora, in profondità ti vede come un po', diciamo, trasgressiva, no? È attratto dalla tua parte mignotta, fondamentalmente, dal mignottone da corsa. Ecco, diciamo che 76, la frittella a 76, ah no, stare qua a 70, vabbè, ma ditemi l'età, mettete a fare i calcoli adesso. 76, avrai 58? Boh, sto andando a caso. No, è 48. Comunque, esatto. Comunque abbiamo quindi che in profondità, diciamo, questa persona è attratto dalla tua parte più mignotta, diciamo, no? Quindi cerca di tirare fuori la tua parte più trasgressiva, la tua parte più mignottesca, diciamo. Cerca di tirare fuori la tua parte mignottesca. Sì, una ragazzina, ma questa sogna. Sogna, ragazza, sogna. C'è quella canzone. Sogna, ragazza, sogna. Vabbè, ma comunque la nostra Rosy sappiamo che vive di fantasia, no? Lei si immagina di essere giovane. Si immagina di andare a Monte Carlo a festeggiare sugli yacht. Lei ha tutta una... Perché comunque, ragazzi, io ve lo suggerisco, usate la tecnica di Rosy. La tecnica di Rosy, io adesso devo brevettarla perché è fantastica la tecnica di Rosy. È una tecnica fantastica. Perché voi, veramente, attraverso l'immaginazione potete vivere la vita che vi piace. Non è importante, diciamo... Esatto, l'età è solo un numero. Non è importante per dire, no? È come dire, se uno desidera, per dire, andarsene alle Maldive, chiude gli occhi e dice: sono alle Maldive. Si immagina, si vede lì che nuota nelle acque limpide delle Maldive, ci sono anche gli squaletti, ci sono anche le cose. A me non piace il mare, quindi vado da un'altra parte. Quindi immaginate, immaginate, no? Poi vi raccontate adesso stasera dove vado, ma stasera vado a Monte Carlo, no? Se io dovessi andare a Monte Carlo, prendere la macchina, fare, che rottura di balle è? Invece chiudo gli occhi, non mi muovo dal divano, chiudo gli occhi, ah, sono sullo yacht di Monte Carlo, sorseggio un aperitivo, c'è la brezza fresca della sera e ho risolto il problema. Oppure in Sardegna, ma puoi andare dove vuoi. Cioè, puoi andare dove vuoi, non ti devi, comodamente dal tuo divano, tu puoi andare a fare quello che vuoi, diciamo, non devi neanche spostarti. Perché rompersi, muoversi, fare tutta una rottura di balle? Tu resta lì dove... La tecnica di Rosy è fantastica. La tecnica di Rosy, Rosy mi ha insegnato molto con questa tecnica. Comunque, andiamo avanti. Devi definirti un obiettivo, poi. Definirsi un obiettivo è molto importante. Quindi, questa persona ha comunque un obiettivo nei tuoi confronti, un obiettivo che probabilmente non conosce neanche lui. Quindi ti suggerisco di fargli vivere, diciamo, come dire, cerca di far tirare fuori l'obiettivo che ha nei tuoi confronti, perché di fatto ha un obiettivo questa persona del quale non è consapevole. Quindi tu potresti essere una persona importante. Diciamo che è una persona che
è molto emotiva, no? Quindi cambia idea facilmente. Ecco, quindi fai attenzione perché è una persona che potrebbe anche fare danni, no? Attraverso le emozioni, potrebbe perdere l'anima, potrebbe perdere la piuma. È una persona che questa piuma è fondamentale perché la piuma rappresenta la nostra anima e ci sono delle persone, questa persona qua potrebbe anche fare dei gesti, diciamo, anche sbagliati, no? Vuole fare zig zig, esatto, è una persona molto, malleabile, diciamo, può cambiare idea molto rapidamente, no? Ovviamente le persone emotive sono persone spontanee, ma proprio a differenza delle iperlogiche, questa è un po' la differenza fondamentale. Sono persone spontanee, ma una differenza fondamentale in amore, ad esempio, è che le persone emotive tendono a innamorarsi facilmente, ma a disinnamorarsi anche facilmente, perché c'è sempre la controparte, no? Mentre le persone iperlogiche hanno invece questa caratteristica che si innamorano difficilmente. Ma poi quando si innamorano, si disinnamorano anche difficilmente. Quindi, in teoria, se volete una relazione stabile, dovete faticare un po' di più, ma con una persona iperlogica è più probabile che la relazione sia stabile, perché le persone fortemente emotive sono trascinate dalla piuma, no? Vanno a inseguire la piuma e possono cambiare idea anche rapidamente, fondamentalmente. Diciamo, in questo caso tu dovresti però, adesso nella seconda parte ti dai consigli, perché tarot nella prima parte ti fanno vedere la situazione, le seconde tre carte. Quindi ho stabilito questa regola, no? Le prime tre, anzi, segnatevela che è importante, le prime tre carte ti fanno vedere la situazione, ti fanno vedere l'altra persona, ti danno un'idea. Le seconde tre carte invece ti danno dei consigli. Su come farò un video di spiegazione di questo metodo delle sette carte ideato da me. Quindi le prime tre carte sono la situazione in generale, le seconde tre carte sono i consigli che ti danno i tarot, e l'ultima carta, la settima carta, il settimo sigillo, rappresenta praticamente il sunto finale, la sintesi finale, diciamo, no? Quindi questa, perché ci ho messo un po' a elaborare questa spiegazione dei tarot di questo sistema, però trovo che sia il miglior modo, visto che i tarot sono tarocchi molto antichi, quindi tre carte ti delineano la situazione, tre carte ti danno dei consigli, le seconde tre carte e la settima carta, il settimo sigillo, ti dà la benedizione, il sigillo finale. Allora, quindi che consigli ti dà? Ti dà consigli di diventare tu un po' iperlogica, di diventare tu una persona che sa guardare, diciamo, come stanno le cose, non lasciarti prendere dal panico fondamentalmente, non lasciarti abbagliare dalle lucciole. Devi trovare il pelo nell'uovo. Trovare il pelo nell'uovo è importante. E ovviamente per trovare il pelo nell'uovo devi lasciarti illuminare dalla lanterna. Ci saranno delle lucciole che si presenteranno sotto mentite spoglie di lanterna, ma in realtà sono solo lucciole. Quindi tu non devi mai prendere lucciole per lanterne e devi seguire la lanterna che ti porterà a trovare il pelo nell'uovo, a trovare la verità intrinseca dentro di te. D'altra parte, è tornata la nostra piuma che quella persona lì perdeva, è la prima stesa, Befana. Questa dorme, è la prima stesa, è la stesa del Buddha, Citrulla. Abbiamo questa, vabbè, grazie Frittella, abbiamo quindi la piuma è il tuo cuore, la tua anima dovrà essere leggera, leggera come una piuma, il tuo cuore, la tua anima deve essere leggera come una piuma. Salutiamo la vecchia Stella Marina, Stella Marina, Stella Marina anche è un'altra, Stella Marina fa parte della Mummia 2, no, anzi, dello Zombie 2, Stella Marina fa parte dello Zombie 2, si sta avvicinando a diventare la Mummia 3, il punto di non ritorno, no? Quindi starà quasi per dissolversi nella luce la nostra Stella Marina. Per adesso è la Mummia 2, la Zombie 2,
che insomma intorno ai 109 anni, praticamente ai 119 anni, quando arriverà a 120, finirà direttamente nella mummia 3, il punto di non ritorno, si dissolverà in luce e potremo ricordarcela come una stella. Allora, quindi devi trovare quindi il tuo equilibrio interiore e lo suggerimento è quello. Hai tutte le carte in regola per trovarlo, però, e un altro suggerimento è se vuoi che questa persona, che i pensieri inconsci, reconditi di questa persona siano a tuo vantaggio, siano a tuo favore, siano pensieri favorevoli, siano pensieri che ti possano portare armonia, amore, eccetera, eccetera, devi praticamente tendere l'elastico del desiderio, è un punto fondamentale. E vediamo la terza carta, la settima carta, che è la sintesi finale, quindi ti dice: impara a bilanciare situazione e trasgressione. I pensieri di questa persona ti vedono trasgressiva, perché ricordate che all'inizio lui ti vede come il mignottone da corsa, però tu devi anche far vedere la tua parte istituzionale, perché altrimenti, visto che lui è attratto dalla tua parte mignotta, se tu non fai vedere anche la parte istituzionale, rischieresti meccanismi di squalifica, cioè rischieresti che questa persona ti veda soltanto come, diciamo, un mignottone da corsa, invece tu hai ben di più e devi tirare fuori tutto il resto che hai. Passiamo alla terza carta, alla seconda stesa, la stesa della piramide. Per chi ha scelto la piramide, passiamo alla stesa della piramide, vediamo cosa ci racconta Niteratau. Siamo alla stesa della piramide, siamo alla stesa della piramide, siamo. Sì, la nostra Rosy, sapete come fa i massaggi, no? La nostra Rosy, quando va a fare i massaggi, lei, siccome è molto grossa praticamente, va dal catramista. Rosy va a fare il massaggio, non va nel centro estetico, perché Rosy, diciamo, ha tre catramisti, no? Quindi Rosy va direttamente dal catramista. Avete presente, no? Qua, non so la cosa, diciamo in dialetto forse, il Macadan. Avete presente il Macadan? Quel congegno con quel rotellone grosso che serve per spianare il catrame, no? Ecco, Rosy praticamente fa il massaggio con quello, va dal suo amico catramista, si distende lì sull'asfalto e lui gli passa sopra, avanti e indietro col Macadan per distenderlo un po' i muscoli, no? Per distenderlo un po' i muscoli, fa il massaggio col Macadan. Rosy va tutte le settimane, va dal catramista, che come secondo lavoro, diciamo, fa il massaggiatore per donne, diciamo, oversize come Rosy, per donne oversize come Rosy, fa praticamente il massaggio, no? Quindi praticamente la mette lì sull'asfalto, tanto lui lavora, la mette lì sull'asfalto e l'asfalta praticamente. Naturalmente, diciamo che Rosy ne trae beneficio. E quindi ha questa cosa qua. Bene, tagliamo le carte, siamo alla stesa della piramide. Scegliamo le prime tre carte, le prime tre carte. Rosy va dal catramista a fare il massaggio. Allora, beh, diciamo che allora, purtroppo inizialmente dobbiamo dire questo, il suo pensiero più recondito è che ti vede, se sei donna, come una sciampista, se sei uomo ti vede come catramista, ti vede come catramista, non riesco a ridere, ti vede come catramista. Diciamo che rappresenta un po' l'involuzione, no? Quindi è uno che come pensiero profondo ti porta al parcheggio del cimitero. Questo, diciamo, è il, come possiamo dire, è la cosa più profonda, ti porta al parcheggio del cimitero, ti porta al parcheggio del cimitero. Rosa, bagnati, se ti bagni, qua, appena, non appena ti bagni, Rosa, no, Rosi, Venusia, devi bagnarti, ma non la testa però, non la testa. Allora abbiamo, quindi, amore, che fai? Si esce stasera? E lei dice, mi ha chiamato amore, sì, boh, mi porterà al ristorante, ma che ristorante, ristorante? Stasera parcheggio del cimitero, quindi tieni presente che questa persona
ti vuol portare praticamente al parcheggio del cimitero, fondamentalmente, al parcheggio del cimitero. Ti vede, quindi tu devi cambiare, quindi tu devi iniziare. Tra l'altro è una persona che, diciamo, ti metterà anche qualche vincolo, ti metterà anche delle condizioni. E tu, secondo me, dovresti imparare ad affrontare però queste condizioni. È un po' come, diciamo, se questa persona ti mettesse degli ostacoli, no? Per capire, per assurgere, diciamo, a un livello più profondo, no? È una persona che è inizialmente molto diffidente, questa persona qua è inizialmente molto diffidente, è una persona che ha una diffidenza forte. E quindi cosa vuol dire? Che in questa diffidenza cercherà di metterti delle condizioni, dei vincoli. Tu devi cercare quindi di superare queste condizioni, devi cercare di superare questi vincoli, devi cercare di superare questi blocchi, perché è un punto importante, un punto fondamentale. E vediamo quindi se questo ha una. Se questa è una sua, diciamo, valutazione, una sua situazione importante, se questo, diciamo, ci può dare dei benefici o non ci può dare dei benefici, quindi questo è un punto importante. E naturalmente, cosa c'è? Naturalmente c'è il tarasole, quindi nel momento in cui tu supererai le prove, diciamo che per te, come situazione in generale, potrebbe mettersi bene. Quindi, in generale, le prime tre carte ti dicono che è una situazione di partenza difficile, ci saranno degli ostacoli da superare, ma superati questi ostacoli, per te potrà splendere il tarasole. Che vuol dire il tarasole? Che questa persona inizierà, partirà da pensieri negativi nei tuoi confronti, da pensieri bassi nei tuoi confronti, poi piano piano. Inizierà a fare che cosa? Inizierà a valutarti sempre meglio se tu supererai i vincoli fino a vederti come un sole che splende, no? Il tarasole è la carta fondamentale. Adesso ti dai consigli, vedete, i consigli, i consigli sono fondamentali. Primo consiglio è tira fuori la tua femminilità. Più che altro tira fuori la tua femminilità da malgasciona, quindi cosa vuol dire tirare fuori la femminilità? Devi diventare un po' più leopardata, un po' più lussuriosa, lussureggiante, tirare fuori la tua prorompente femminilità. Questa è sempre in ottica, diciamo, di arrivare al tarasole, di arrivare al raggiungimento del tarasole, no? Quindi raggiungere proprio questa nuova dimensione, queste tre carte danno i suggerimenti, quindi sfrutta la tua energia femminile. E ecco qua, fai attenzione all'attaccamento, perché non ti devi attaccare come una patella sullo scoglio, perché il vero problema è che se tu ti attacchi come una patella sullo scoglio, per te, diciamo, potranno esserci dei problemi. Quindi cerca piuttosto di diventare una sirena che usa lo scoglio come appoggio, ma non si appiccica. E anche qua c'è l'altra carta, ti dice che il mondo che andrai a sperimentare dipenderà da te, quindi il suggerimento dei Tarot è lavora su te stessa, perché lavorando su te stessa potrai ottenere dei grandi risultati. E ti dà la soluzione finale, proprio quella di fare l'atto di coraggio, quindi per passare da essere vista come una sciampista o catramista se sei maschio, attraverso il superamento degli ostacoli, ma soprattutto la chiave è l'atto di coraggio. Fare quest'atto di coraggio che ti porterà alla trasformazione. Quindi questa persona cambierà radicalmente il modo di vederti, il modo di pensarti, e i suoi pensieri più profondi diventeranno pensieri molto belli, molto, come dire, molto, diciamo, molto importanti. Sì. La nostra Rosy è nata femmina, la nostra Rosy è nata femmina, è diventata maschio successivamente. No, sappiate, la nostra Rosy è nata femmina, vedi, io sono nata femmina, poi diciamo un 5-10 anni fa, 20 anni fa, ha convertito, è diventata maschio, però era nata femmina. La nostra Rosy, confermiamo, è nata femmina, è diventata maschio successivamente, ma nata femmina. Poi la trasformazione l'ha avuta una decina di anni fa, mi sembra, ha portato a termine il suo percorso e è diventata maschio. Bene, bene.
Allora, mescoliamo le carte, mescoliamo le carte. È nata femmina, è diventata maschio successivamente. La nostra Rosa, a seguito di un percorso, diciamo, molto lungo, però ce l'ha fatta, ce l'ha fatta. Infatti adesso si chiama Rosellino, Rosellino. Sapete che adesso si chiama Rosellino. Noi la chiamiamo sempre confidenzialmente Rosi, però in realtà adesso all'anagrafe è diventato Rosellino, Rosellino. Rosellino, come stai? Dimmi se si vede bene, Rosellino. Vabbè, noi la chiamiamo sempre Rosi in via confidenziale perché, insomma, la maggior parte della sua vita l'ha passata da femmina, sono solo 10 anni che è diventata maschio, quindi... Allora, passiamo alla terza stesa, la stesa della stele. Passiamo alla terza stesa, che è la stesa della stele, la stesa della stele. Allora, vuoi conoscere i suoi pensieri più profondi, inconsci, che ha per te? I taratarot, i tarocchi taratarot te lo diranno, i tarocchi taratarot te lo diranno, i tarocchi taratarot te lo diranno. Bene, Rosellino, dici se, Rosellino, dici se si vede bene, se si sente bene. Caro Rosellino, dici come si sente. Allora, tagliamo le carte e scegliamo le prime tre carte dei taratarot. Scegliamo le prime tre carte di Taratarot. Allora, beh, diciamo che questa persona in realtà ha dei pensieri che alterna tra l'istituzione e la trasgressione, quindi ha diciamo, dei pensieri che si alternano tra istituzione e tra... Ah, grazie Rosellino, grazie Rosellino. Ha dei pensieri che si alternano tra istituzione e trasgressione, quindi ti vede sia istituzionale sia trasgressivo, quindi tu potrai, diciamo, vedere un po' le cose come stanno, quindi cerca di mantenere il tutto al meglio. Naturalmente devi alternare, perché non c'è un comportamento unico che funziona, devi alternare. Diciamo che avrai delle possibilità, questa persona è tutto sommato una persona seria, è una persona che ha diciamo delle intenzioni certe, il bianco e il nero non consente delle sfumature, no? È una persona che è un maschio alfa, naturalmente è una persona che ti vede positivamente, grazie Rosellino, ha una situazione diciamo importante nei tuoi confronti, quindi... È una persona determinata che sa quello che vuole fondamentalmente. E poi abbiamo insomma, il suo pensiero è anche che ti vede tutto sommato come una donna cuciniera, no? La donna cuciniera quindi è prevalentemente istituzionale, no? Infatti era venuta fuori la carta dell'istituzionalità. Va benissimo che tu sia una donna cuciniera, perché la donna cuciniera è una donna che sa amalgamare gli ingredienti della vita, la donna cuciniera... È una donna, diciamo, che sa mettere a punto, diciamo, un po' tutte le situazioni e quindi donna cuciniera, prendila per mogliera. Quindi lui potrebbe addirittura avere dei pensieri di matrimonio nei tuoi confronti, potrebbe avere addirittura dei pensieri di matrimonio, perché donna cuciniera, prendila per mogliera. Oh, bene, bene. Poi, quali sono i suggerimenti per te? Beh, intanto... come dire, non metterti troppo alla luce del sole, mantieni il mistero, mantieni totalmente il mistero e tra l'altro anche nell'intimità, se ti capita di avere dell'intimità, fallo sempre al buio, tieni la luce chiusa, spegni la luce completamente, salutiamo Dea, tieni la luce spenta completamente, non farlo alla luce perché alla luce del sole o comunque alla luce può... diciamo potrà cogliere tutta la tua cellulite, le tue magagne, insomma le tue smagliature, le tue cose cadenti, insomma, quindi è importante che fai tutto al buio, salutiamo Patrizia Perotti, la carampagnocca, al buio anche tutte le tue magagne, le tue smagliature, la tua cellulite non si vedrà e quindi soprattutto diciamo dipende dall'età in cui tu sei, diciamo che devi sempre mantenere il mistero, però se nella fase della margascetta, cioè una donna con tutta la vita davanti, una donna con tutte le chance, con tutte le cose che ha davanti, quindi
che deve impostare ancora la sua vita, oppure se è una malgasciona che ha subito l'ultimo tagliando, per cui oramai quello che è, le je s'en fais, rien va plus con la malgasciona. O se addirittura sei una carampana, cioè nella fase di luna calante, pronta per il cimitero degli elefanti, insomma, se sei pronta per il cimitero degli elefanti, devi goderti gli ultimi attimi, gli ultimi sprazzi di vita fondamentalmente che ti rimangono, di vita attiva, intendo, anche sessualmente, anche passionalmente, per non disperdere, perché sei quasi arrivata, hai quasi sparato tutte le cartucce, no? Quindi mentre una malgascetta è come se avesse il caricatore pieno di pallottole, può andare a sparare in giro, diciamo, la malgasciona sta quasi esaurendo il caricatore e diciamo, invece la carampana ha più pochissime frecce nella faretra e quindi diciamo, deve centellinare, no? E vediamo ecco, la settima carta che è la sintesi del tutto, è l'obiettivo che ti devi dare, no? L'obiettivo che assolutamente ti devi dare è un obiettivo fondamentale, fondamentale. Quindi l'obiettivo fondamentale è quello di seguire poi la stella polare. Devi sapere quello che vuoi, sia che tu sia malgascia, sia che tu, questo è il resoconto finale, sia che tu sia malgasciona, sia che tu sia carampana, devi sapere dove vuoi andare, perché nessun vento è favorevole per il marinaio che non sa dove andare. Quindi se vuoi che i suoi pensieri, ma comunque non sono pensieri negativi nei tuoi confronti, anzi sono pensieri positivi. Però tu devi saper direzionare questi pensieri nella direzione giusta, insomma. Ecco, questo è quanto. Bene, quindi iscrivetevi al canale, attivate la campanella, così riceverete la notifica dei nuovi video. Seguitemi su tutti i canali.